Carissimi ascoltatori di Baby Radio, un saluto e un abbraccione. Molti di voi ci hanno chiesto che fine ha fatto DJ Patrizio, il nostro carissimo compagno Patrizio, che purtroppo si trova in comunità. Ma oggi abbiamo una bella notizia. Siamo riusciti a metterci in contatto con DJ Patrizio, dovrebbe essere con noi al telefono. Patrizio? Patrizio, ci sei? Pronto? Pronto? Patrizio, ci sei? Patrizio, come stai, compagno? Ehi, sono fiero. Ha preso l'altro. Ah, ti danno il Subutex? Solo che io non lo dovevo fare. Non mi sono guardato, vieni! Carissimo compagno, ti trovo bene? Mi sembri in forma? Certo compagno che ti verrò a trovare. Ti verrò a trovare presto. E dove sei? A breve sicuramente sarà il mio turno. Mi dà tutto qua. Trattavo di merda. Come stai? Come male. Come stai Patrizio? Raccontaci qualche aneddoto su questa comunità. È buono, è buonino. È stato Mauro di Padova. Questa voleva una storia dei compagni di Toscana per il legno. Ciao, sono Rostagno. Saluti a Baby Radio e a tutti i sballoni che la seguono. Thank you.
questo è un pezzo punk, lo dedico a tutti i punk a bestia di Montenero, che sono i migliori, non come gli stronzi che sono in Piazza Verdi a Bologna, che poi sono gli stessi. E allora, siete degli stronzi tutti, mi dispiace. Comunque, avrei voluto suonare in un gruppo punk old school, ho comprato anche il passo, ma mi vergogno ad usarlo, preferisco questa roba violenta. E allora decido che questo per me è il nuovo punk. Da oggi in poi tutti i pezzi punk saranno come questo. Parleranno di cose nuove, come l'anarchia, i poliziotti di merda. Scriveremo sui muri ACAB. Ancora parleremo di anarchia, perché è un argomento mai utilizzato nel punk. E il sound sarà completamente nuovo. Senti qui, questo è il tipico punk. Compagno Patrizio. Compagno Patrizio, mi senti? Sì. Carissimo compagno, ti ricordi quando un paio di anni fa mi fecero il trattamento sanitario obbligatorio e mi vennero a pigliare? E mi vennero a prendere a casa, ti ricordi che eravamo insieme? Sono silenzio. Qua mi dicevano sotto il letto. Sotto il letto? Patrizio? Non sono grandi compagni, qua mi segno. Ma non lo parlo. Eh sì, indubbiamente avrà anche influito Mauro da Padova. Com'è? Dove sei? Ma io mi trovo qui in radio e molti nostri ascoltatori chiedevano notizie sul tuo stato mentale e fisico. Come passi? Raccontaci, Patrizio, come passi le giornate in comunità? Sotto al letto? Ottimo, direi. Bene, ma ti sento bello pimpante. Ottimo. Oh, Toma! Sai che no, ci sono mangiato un po' ma ci sono giù una schiava. Come? Ho scaldato un po' ma ci sono giù una schiava. Perché sono fatto di formaggio. Bene, ma dimmi Patrizio, là da te che ora sono in questo momento?
Le otto. Mm-hmm. Quindi è l'ora della terapia. L'ora di formazione. No, della terapia. E ma uno di tanto, ragazzi, hanno un crocifisso d'oro. E dice che un compagno qua è tutto buio. Mm-hmm. Poi è buio. Tutto buio. Mm-hmm. Sono le occhi. Yeah, baby radio. Baby radio, are you up? Solo. Hey, yeah. Hello. È bella, baby, è radio, è baby radio. As long as the music's loud enough, we won't hear the world falling apart.
ascoltatela che è bella! Bene, Patrizio. Devo fare le luci qua. Sì. Tutto buio, nessuno sta. Patrizio? Non sarà buio. Va bene. Voglio farmi le luci. Patrizio, ascoltami, Patrizio. Hai ascoltato la scorsa puntata? Voglio vedere se di che male. Non permettere che sia la storia luminosa che fa la nostra luminetta. Certo. Certo. No, no. Certo, Patrizio, tu lo sai, devi tenere dura. Devi tenere dura perché la vita è difficile. Devi tenere duro perché la vita è difficile, come tu ben sai. Ma io sono sicuro che tu ce la farai, essendo un vero compagno. E avendo delle basi solide. Leggo molto i testi di Gramsci e mi sento come lui in casa. Sì, sì, effettivamente il paragone è lecito. Ti molestano? Sì, mi molestano. Ma chi? Chi ti... Perché cerco di essere libero. Ma chi è che ti molesta? Un prete, ma non lo farò. Ma Patrizio viene la domenica, viene il prete. La domenica. La domenica viene il prete a portarvi la comunione? Non lo so, nella cappella degli orrori. Si viene alle 8. Bene, bene. Si frusta con un gustagno. Hai sentito il Rostagno, il nostro grande ospite, il nostro sciamano. Ti ricordi? Sì, ti ricordi del nostro compagno Rostagno, vero? Sì, sì, esattamente, a quel raduno di psiconauti, sciamani. Era in carcere. Sì, è stato pure in carcere. Anche lui ha avuto un po', diciamo, di problemi con la giustizia, come noi, ma sai, purtroppo capitano queste cose. Insomma, ci passiamo un po' tutti. Ma lui, Maurizio, non fa vedere la roba, non ce la dà nessuno, e si può leggere lingue di Perusco. Certo, Patrizio. Con la droga? È ovvio. E quando vieni? Adesso? Ma se vuoi anche adesso posso fare un salto, ti porto un paio di palline, così un attimo per tamponare, diciamo, la situazione, così almeno per stasera. Che dici?
farlo entrare. Ma non ti preoccupare, casomai te le passo dalla finestra. Anche se muscio di chi controlla. Sì, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Oh, non c'è il muscio! Muscoli! Patrizio, mi senti? Patrizio, siamo sempre qui, su Baby Radio. Patrizio, mi senti? Niente, carissimi ascoltatori, purtroppo mi sa che è caduta la linea. Quindi per il momento ci accontentiamo comunque di sapere che il nostro compagno Patrizio sta bene, è sottoposto a trattamento con farmaci adeguati. E quindi il nostro augurio può essere semplicemente quello di rivederti presto qui con noi su Baby Radio. Un bacione e un abbraccio, carissimo Patrizio, e a presto. Baby Radio. Baby Radio.
Ah.